Nel 2019 le domande della scienza maggiori rimangono ancora senza risposta. Principalmente la domanda che preoccupa tutti gli scienziati, i teologi e tutti i politici del mondo è una sola da circa 2019 anni. Ma come cazzo si builda un team di Pokémon, porca troia, che è un casino, io c'ho i pennarelli. Per prima cosa dovete seguire un cazzo di ordine nel building. E dovete soddisfare alcuni prerequisiti. Perché se siete in giro, che state bevendo una birra, e poi iniziate a pensare, oh, ma quanto è forte la leading Salamence più Cloyster, poi tornate a casa, perché avete bevuto una birra, provate su Showdown e venite azzerati da chiunque. Quindi c'è bisogno di una base, storia vera tra l'altro. Il punto di partenza del building. Cominciamo subito a fare una scaletta. L'unica e la sola da cui si parte è la conoscenza. Se tu non conosci il metagame, se tu non apri Pikalytics, se tu non apri VGC Stat, non apri Pokémon Showdown e osservi l'usage, i primi Pokémon in classifica, i primi team, i Pokémon più usati, più Pokémon più forti, le strategie più forti, Fake Out più Geomancy, Fake Out più Trick Room, Fake Out più Tailwind, Follow Me più tutte queste cose. Se non sai cosa si gioca, quanto si giocano queste cose, che cazzo buildi a fare? È come costruire un castello di carta senza sapere se sei sopra le sabbie mobili o sopra un tavolino. Mi sembra che sia una cosa da deficienti, quindi la prima cosa è andare a cazzo studiare, dovete studiare nella vita, se non studiate non andate da nessuna parte. E allora, come si studia la conoscenza base per buildare? Tipo io, ora qua, sono su Pikalytics, sono in VGC 19 Moon, perché comunque avrei l'opportunità di andare a vedere il Pokémon Global Link, l'usage, ma è stupido andare a quello. Bisogna guardare prima Pokémon Showdown, che è quello vero, è quello dove tutti i giocatori giocano tutti i giorni migliaia di partite. Cioè il rapporto è 5-1, quindi ovviamente i dati su Pikalytics su Showdown sono migliori e sono facilmente ottenibili. Ok, quindi innanzitutto studiamo il metagame. Chi è usato? Come viene usato? Quali sono i team? Prima ci facciamo una lista: Incineroar, Xerneas, Kyogre, Amoongus, Coco, Cartana. Quindi Incineroar rimane top usage, Xerneas rimane top usage, Kyogre rimane top usage. Chi è salito? È salito Cartana con le Z, è salito Coco con le Z, è salito Amoongus per assorbire le Z, no? Lunala, Ivelta è salito un casino, è maggiore rispetto a Groudon. C'è un motivo? Sì, boh, no, non lo so. Magari la Z buio straforte, magari c'è qualche motivo, magari ci sono meno tapulele e tutto quanto. Però c'è un significativo aumento di un Ivelthal, perché se vedete in VGC Sun, Ivelthal era al 17, adesso è al 25. Venusaur non c'è più, è al 12. Prima era talmente elevato che era al doppio. Ci sono questi cambiamenti, ok? Se io build un team VGC 19 e gli metto una Z, sono un idiota, perché non è così che funziona, ok? Quindi innanzitutto abbiamo questi Pokémon. E Incineroar adesso come si gioca? Si gioca con Fake Out, Flare Blitz, U-Turn e Knock-Off. Queste mosse, non più Roar, perché Roar non serve. In alcune situazioni non riesce a fare Roar sugli Xerneas e perde. E Incineroar com'è? FG Berry, Mago Berry, Aguar Berry, Papa Berry, Teammates. I teammates, cioè Xerneas, Amoongus, Kyogre, Kakukoko, Cartana. Solitamente Incineroar si mette dappertutto, però in percentuale i Pokémon che gli si affiancano sono Xerneas. Quindi quando io vado a dire, ok, mi serve qualcuno per Incineroar, non mi serve qualcuno per Incineroar. A me mi servono 2-3 persone che vadano bene per Incineroar, perché uno mi va bene per Incineroar più Xerneas. Uno mi va bene per Incineroar più Kyogre. Ok, uno mi andrà bene per Incineroar più, non lo so, Ivelthal o Groudon. Ok, quindi innanzitutto la forma mentis di partenza è questa. Poi guardiamo le spread, perché le spread molti mi avete chiesto come si fanno. E non è che è una cosa così che io decido e dico, ok, ora questa Incineroar diventa così. No, ad esempio, questa natura careful, che è al 13,98%, come è venuta fuori? Nel VGC 2018 un Incineroar difensivo specialmente era un'idiozia. Adesso è la norma. Perché? Perché prima c'erano un sacco di Landorus.
Prima Muddy Water ti faceva più o meno lo stesso danno, qualsiasi investimento tu facessi in difesa speciale. Prima avevi bisogno di proteggerti da terremoto, magari qualche punticino per l'Earth Power. È solo per quel motivo che Landorus nel finale di stagione era Earth Power, perché gli Incineroar erano tutti difensivi per reggere i terremoti, per riuscire a sperare a reggere, non lo so, una Z, un Close Combat, un qualsiasi cosa, ok? Perché? Perché c'era un formato dove Landorus era il secondo, c'erano tanti Pokémon fisici, c'era lo Stomping Tantrum, avevi bisogno di Incineroar per Metagross, per alcune cose. Quest'anno Incineroar serve ad altre. Incineroar non è più quello, sì, è simile, però ad esempio adesso ha avuto anche Roar, adesso ha la difesa speciale elevatissima. Perché ha la difesa speciale elevatissima? Perché è fisico, serve a reggere una botta di Xerneas e a magari a toccare lo Steel, a magari a toccare il Kartana, magari serve a fake outare, serve a fare U-turn, serve a fare knock off. Quindi ecco, è importantissimo come questo Pokémon sia cambiato, vi fa capire molto delle spread. Prima era fisico perché c'erano i Landorus eccetera, ora è speciale perché ci sono gli Xerneas, quindi anche le spread derivano da questo. Punto 2, i team, perché è inutile sapere tutte ste spread se poi non sei team. Prima di tutto devo capire le percentuali di usage, devo segnarmi su un quadernino tutte le nature di tutti i primi Pokémon. Mi faccio i primi 10, i primi 20, non lo so, decidete voi, ma fate questo. Step successivo, purtroppo non è ancora aggiornato alla Moon Series, che è online solo da 4 giorni, quindi ci devo ancora essere qualche evento, qualche torneo per poter prendere informazioni, quindi bisogna aspettare. Per ora, per i team, mantenetevi al video che ho fatto io sui team, sui 20 team migliori di questo formato per iniziare. Quello è un grande vantaggio che vi do, è un grande punto di partenza ed è un sostitutivo di VGC Stat proprio all'inizio. Ma se voi su VGC Stat andate a vedere, ci sono tutte queste cose. Infatti, grande Michele Cavelli che arriva sempre quarto. Voglio dire, io posso vedere il metagame. Cioè ragazzi, abbiamo un eSport e abbiamo le liste qui davanti. Siamo come Hearthstone. Abbiamo davanti Sam Pandelis, Michele Cavelli, Melvin Che. Tutti i risultati li abbiamo qui sotto, ok? Quindi la conoscenza ce l'avete, perché magari potete non sapere i set, ma su Pikalytics c'è scritto la percentuale dei top player cosa usa. Non è una percentuale del Pokémon Global Link dove ci sono anche gli scarsi. Su Pokémon Showdown il più scarso di tutti è comunque forte, quindi voi andate su Pikalytics, vi andate a farvi una cultura, giocate, cercate di vedere i replay della ladder di Pokémon Showdown alti e iniziate a copiare i set, a capire quali sono i set. C'è chi gioca Groudon Choice Band, c'è chi lo gioca Baccona, c'è chi lo gioca Groundium. Quindi come fare questo? Oltre a vedere quali sono i set su Pikalytics, a vedere quali sono le composizioni di team su VGC Stat, andate su Pokémon Showdown, andate su Replays qua in basso a sinistra e semplicemente cosa fate qua? Chi cercate? Chi cercate? Andate sulla ladder VGC Moon Series e trovate il nome da cercare. Cercate Pokémon Online 3, che era il primo anche giorni fa, e andate a vedere i set. Se non ne avete idea, andate a cercarli. Non è un problema, dovete fare questo lavoro di scouting di informazioni. Solo allora, quando avrete fatto una settimana di questa cosa, sarete in grado di iniziare a pensare. Ma cosa funziona? Questo team di Pokémon Online, da cosa perde? Il secondo, da cosa perde? Tutti usano Groudon e Veltal? Groudon e Veltal, da chi perde? E così via ragazzi. Quella lista che vedete esattamente qua sotto sono le linee guida del building. Ma grandi linee, ad esempio, ci deve essere una strategia. Non posso fare un team così alla cazzo di cane mettendosi i membri insieme. Ci deve essere quello che fa vento in coda come Ho-Ho e ci deve essere Kyogre Spex che spamma. C'è Lunala che fa Trick Room e c'è Kyogre Spex lento che spamma Water Spout insieme ad Amoongus. Quella è una strategia, ok? È una core, è la core principale, difensiva e offensiva. Perché? Perché quando fai speed control fai
offesa perché attacchi per primo, ma anche difesa perché attaccando per primo metti pressione su determinati Pokémon che non ti possono più attaccare. Quindi la strategia si deve intrecciare con la parte anti-meta del team. Non è che te c'hai la strategia Tailwind e attacco tutto con due Pokémon e poi c'hai l'anti-meta che è mi difendo da tutti gli altri con altri quattro Pokémon. Non è così. I Pokémon devono attaccare e difendere, è come il basket, non è come il calcio, che è uno sport infimo da questo punto di vista. Non è che puoi fare il Cristiano Ronaldo stando mezza giornata così in mezzo al campo col fiatone e poi quando ti arriva palla fai go. No, si attacca tutti e si difende tutti. Stessa cosa in Pokémon, anziché 5 contro 5 6 contro 6. Quindi inizio a pensare una strategia e io vado a pensare che in questo metagame ci sono alcune Tailwind, ma principalmente abbiamo visto la Trick Room da parte di Groudon e Veltal, ok? Perché ce l'ho qua proprio la usage, cioè proprio devo prepararmi con Iveltal Groudon, Xerneas Groudon, Lunala Xerneas, Groudon Xerneas e così via, ok? Quindi chi vince contro Stakataka o Gotitel insieme a Incineroar, Groudon e Veltal? Vedete che questo è un po' è un team molto forte. Quindi innanzitutto quello che vedete voi è me costruire un anti-team di questo, quindi avere una strategia e un anti-meta e avere un'opportunità di fare positioning, speed control, avere una sinergia offensiva e difensiva. Allora, innanzitutto 5 sesti del team di questo ragazzo vengono distrutti da Scrafty. L'unico problema di Scrafty è che rimane, può essere trappato da Gotitel mentre Commo fa la Z. Perché se vediamo, uno lotta, picchia Stakataka. Uno buio, picchia Gotitel. Intimida Groudon, non viene toccato dai Veltal, viene toccato male da Incineroar e gli fai Dream Punch. Quindi volendo, Scrafty Xerneas ha un ottimo matchup contro questo team. Ottimo. Oppure posso arrivare a pensare di usare Groudon, perché comunque Groudon picchia Incineroar, picchia Gotitel, picchia Stakataka, però non è così offensivo come uno Scrafty. Posso anche pensare a una leading Tornadus più Tsarina, perché comunque Tsarina non mi fa fare fake out, io faccio taunt allo Stakataka. Ok, tanta roba, poi Tornadus può fare Hurricane, Tailwind, fare Speed Control e fottere il combo. E effettivamente questa strategia mi piace, perché comunque se io ho un Tornadus ti impedisco di fare Speed Control, Tailwind, Rain Dance con Kyogre e vinco. Quindi secondo me Tornadus, Tsarina più Kyogre è un ottimo inizio contro questo team. L'unico problema sono gli Iveltal a Southwest. Iveltal è lì apposta a Southwest per reggere le botte da Xerneas, da Kyogre e fare Snarl. Quindi questo team non si fa più swappare via dai Kyogre. Perché? Perché quell'Iveltal regge un pochino di più. Tornado e Tsarina servono a impedire all'avversario di attuare la propria strategia. E perché anziché andare dalla mia strategia principale vado a counterare la sua? Perché lui ha due setter di Trick Room, a Stakataka e Gotitel, che sono completamente differenti, sono peculiari, complementari. Se picchi Stakataka con la lotta, con la ground, Gotitel probabilmente non lo tocchi. Se pensi di offendere quelli come Stakataka, arriva Gotitel, ti trappa e Commo si tappa, soprattutto se non hai uno Xerneas. Quindi Scrafty ho deciso di non portarlo invece perché... perché Scrafty è debole a Xerneas, ai Fata, ai volanti, quindi tutti gli Ho-Ho che ci sono, gli Iveltal se hanno Oblivion Wing, le Fata, basta fare Dazzling Gleam con uno, puta caso ci fosse uno Xerneas su Iveltal, basterebbe fare Dazzling Gleam, poi il turno dopo switch out e faccio Trick Room, quindi easy. Abbiamo questi due, perché? Perché io parto con Tornadus X Pokémon a caso, switcho via, metto Tsarina e ti faccio taunt sul TR Setter. Ora, se quel Gotitel fosse Mental Herb, sarei del gatto. Sarei del gatto e come? Allora, innanzitutto ho bisogno di un Pokémon che riesca a fare Spora. Goggles
o mental herb. Non puoi avere tutte e due. E allora io cosa faccio? Oltre a Zarina, metto Among Us. E devo decidere, ad esempio, lo scrivo qua sotto proprio perché, set e strumenti dei TR setter. Fortunatamente nei tornei in best of 3, quindi non ho problemi, però in secca questo mi può creare problemi, perché sei mental herb, sei taunt, insomma non è facile. Però comunque io posso fare Tornado, Sazzarina, Among Us e dietro Kyogre e vincere la partita tranquillamente, anche se a questo punto Yveltal diventa difficile da buttare giù. Vedete, no, come si ragiona? Adesso però, nella conclusione del team, abbiamo un problema. Non abbiamo messo Incineroar, quindi un Fake Outer, non abbiamo un Intimidate, non abbiamo un Tapu e non abbiamo un Cardano, che non sarebbe male metterci. Volendo potremmo rimpiazzare lo Xerneas con un Tapu, mettere un altro leggendario al posto di Xerneas e essere abbastanza in vantaggio, no? Perché comunque non hai bisogno di Xerneas in questo matchup, magari non te lo puoi neanche portare, mentre magari un Tapu Fini in questo team è devastante. Quindi levo Xerneas, posso mettere Tapu Fini. Se ho l'idea che Tapu Fini possa essere il Pokémon migliore contro tutti questi, allora posso anche cambiare semplicemente team e dire ok, ricomincio da capo con Tapu Fini Incineroar, ok? Quindi non c'è problemi. Volendo puoi mettere un Tapu Fini con Taunt, anche se non credo esista. Puoi mettere un Tapu Koko con Taunt. Ci sono tante variabili. Un'altra strategia, anziché faticare con 600 membri, tra cui Tornado, Sazzarina e Among Us, sarebbe sostituire Zarina con un Fake Outer, magari, oppure sostituire tutti e tre con uno che fa Trick Room a sua volta e la toglie. Volendo io posso semplicemente levare Zarina e dire mi manca un Incineroar, metto Incineroar e anziché evitargli di fare Fake Out uso io il mio Incineroar e ho bisogno che sia il più veloce di tutti, quindi magari gli do, non lo so, un tot di speed in più, ok? Per evitare proprio questo, magari gli do 44. Principalmente le spread si basano sul bisogno che ho io di un Pokémon riguardo al suo ruolo. Se Incineroar serve per gli altri Incineroar, per questo Incineroar deve essere più veloce, per fare Fake Out e beccare il Taunt a quell'altro, lo deve fare, deve essere più veloce, ok? Quindi chi se ne frega dopo se la Trick Room è più lenta. Una volta che sto modificando, perché sto modificando? Sto modificando perché qua, nella core, che è comunque quella che vedete, c'è anche il matchup. La core qual è? Xerneas, Kyogre, Among Us, Xerneas, Kyogre, Incineroar, insomma la core in questo caso sono i due leggendari. Se dovessi invece avere le mega sarebbe leggendari più mega. La Z invece viene dopo, la Z decidi dopo dove metterla, a chi metterla, eccetera. Secondo me ci possiamo mettere anche un Tapu Koko e sarà lui quello che prende l'Electrum Z, perché comunque gli altri non mi sembrano in grado di prendersela. Magari un Kyogre Z Water ci potrebbe stare, specie per gli Stakataka che fanno White Guard. Volendo uno può scegliere. In ogni caso questo è il team, ok? Io ho fatto i matchup, l'ho creato facendo i matchup, sembra una copia di quello che vediamo in giro, ma è normale che sia così, non è che tutte le soluzioni sono state inesplorate, no, le soluzioni vengono esplorate tutte, vengono riutilizzate e riaggiustate. Una volta che avete fatto il matchup e avete fatto gli ultimi membri, rifate il matchup. Rifate il matchup con questo, dovete fare un 1 contro 1 contro questo team. Vedete se Kyogre serve Specs, Scarf, Mystic Water o Baccona. Vedete se Tornadus è in grado di fermare Gotitel oppure no. Qualora non ce la facesse, cambiate un membro alla volta dopo un tot di partite. Ma non è che dovete giocare contro la gente a caso, dovete giocare da soli. Mettervi lì a tavolino, magari con due account, telefono contro computer, e vi mettete a giocare questo team contro il vostro che avete appena creato. Tutte le leading, cioè dovete fare non solo voi, dovete chiedere anche aiuto agli altri. Ad esempio, tu come partiresti se tu avessi questo team sotto contro quell'altro di qua? Io partirei con Groudon più Incineroar, partirei con Gotitel, con dietro Commo, qual è il piano? Una volta che fate tanti questi esercizi,
scoprirete che se andate da un top player a chiedergli: ragazzi, ma chi vince tra questi due? San Vito ti risponde: no, devi lidare così e dietro avere questo, se no non ce la fai, e così via. Queste cose, che verranno automatiche più che fate questo, più che buildate, più che fate i matchup, saranno automatici. Una volta che saranno automatici, il building sarà ancora più facile. Però non vi scoraggiate, perché per me è difficile farlo adesso davanti alla telecamera, figuratevi per voi. Spero che questo video vi sia un po' piaciuto. Adesso magari scegliamo gli strumenti. Tornados e Sash, perché comunque non c'è nessun Tornados. Lui è Baccona. È Barry per forza. Non è Barry Juice, è Barry qualcosa. Kyogre posso decidere, lo decido all'ultimo. Xerneas è il Choice Back. Power Herb. Insieme probabilmente Baccona e Tapu Koko l'Electrum. Ok, solitamente Leaf Spread sono standard, sono quelli che trovate su Pikalytics. Qualora aveste bisogno di qualcosa in più, l'esempio è quello della Spide di Incineroar. Bene ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemeli qui sotto, tanto presto ricominceremo un nuovo percorso da zero di base, da conoscenze di base per quanto riguarda tutto il Pokémon competitivo. Fatemi sapere, bella lì.